Oggi presentiamo la Borsa del Turismo delle Regioni, che è la prima volta che in Sicilia, devo dire anche in Italia, viene organizzata. Una borsa per far incontrare gli operatori turistici che offrono sistemi di turismo religioso e naturalistico con gli operatori internazionali che a questa offerta sono interessati. Quindi noi abbiamo 60 operatori siciliani che presenteranno la loro offerta territoriale e buyers provenienti da tutta Europa che verranno a incrociare questo tipo di offerta che sempre più è richiesta nei mercati. Credo che con la partenza dell'anno straordinario, il Giubileo della Misericordia, questa iniziativa che era già in cantiere acquista un significato ancora maggiore e ha permesso di riattivare la Settimana di Musica Sacra, un'iniziativa importantissima che da anni non si svolgeva più e che oggi acquista anche il significato di un dialogo tra diverse religioni, quindi non soltanto il recupero dell'identità culturale di un evento che è molto importante sia per la nostra comunità ma anche per la domanda turistica, però collegarlo a un preciso filone turistico e quindi a una precisa domanda di questo genere di eventi. La Settimana di Musica Sacra si svolgerà sia a Monreale che a Palermo, in diverse location, sia di Monreale sia di Palermo, e con un programma che cercherà anche qui di ricostruire una filologia del rapporto con le religioni e quindi non soltanto una esposizione di musica, ma anche una ricostruzione di quello che è l'incontro tra le varie religioni e il dialogo.